E dove lo infila il braccio, raga? Non capisco. Chiama la polizia! Chiama la polizia e facciamo arrestare questo ladro! Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e chi torna oggi per la vostra e la mia felicità? Aia, mi sono fatto male con le mie unghie. No, sono felice, quindi via in tutti i dolori e le preoccupazioni. Oggi torna 1, 2, 3, via! Sì, il nostro caro e amato 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, via! Lui, proprio lui e i suoi. E i suoi life hacks con i vestiti. Sono normale, ragazzi. Oggi mi sono svegliata con il piede giusto. Mi sa, ho voluto fare un bel make up prima di registrare. Dei bei capelli. Ho messo dei super orecchini. Tutto per voi, tutto per voi. Va bene, basta. Seguitemi su Instagram e TikTok. Non scordatevele, ovviamente. Iscrivetevi a questo canale per questi e tanti altri bei video. Insieme a me, Cinzia Cavalieri. Va bene, ragazzi, basta. Iniziamo! Quella borsa sarà mia. Ha! Oh no! Un ladro con le occhiaie! State attenti! Tutti attenti! Presa! Addio, signorina. Non credo proprio, ladro. Scusate. Ma che cosa c'entrano queste papere di gomma, galli, galline, che cosa è? Ma cosa c'entra? Non riesco a capire. Oh, sto cadendo! Oh, forse sono stato troppo avventato. E le donne vincono! C'è, c'è. Abbasso i ladri di borse, ladri e basta. Comunque avete visto, c'era la papera di gomma. Scusami, questo cretino ha rotto la mia borsa firmata. Non chiamare la polizia. Ma che mutandine ha? Comunque, chiama la polizia, chiama la polizia, chiama la polizia e facciamo arrestare questo ladro di borse. Anzi, rompitore di borse, rompitore. Il mio foulard. Mi sembra abbastanza intatto questo. Credo di poter fare qualcosa. Lo tagliamo con le forbici. No, forse no. Creiamo una borsa di foulard. Vediamo. Un nodo qui. E altri sulle estremità così. Ecco. Adesso ho un marsupio. Un marsupio? Non mi sembra tanto marsupio. Comunque, dobbiamo riempirlo di nodi. Ok. Ora leggo questi insieme. Sarà meglio fare un doppio nodo. Ed ecco i manici. Ed ecco la borsa. Perfetto. E adesso la proviamo noi. Vediamo se funziona, no? Vediamo un po'. Ecco qui il mio foulard, che più che altro è una sciarpa. Magari la metto in due in modo tale che si crei un quadrato. Un nodo qui. Facciamoli larghi. Larghi. Ma è già un nodone gigante, vabbè. Va bene, così può andare bene. In realtà, no. Primo nodo. Lo faccio anche qui. Quindi adesso ho un marsupio. Questo lo leghiamo a questo, ok. E questo lo leghiamo a questo, ok. Quindi abbiamo la nostra borsa. Ma cos'è? Ma avevo una sciarpa gigante ed è diventata una cosa minuscola. E lei con un foulard minuscolo ha fatto una borsa gigante. Proviamo a mettere le cose dentro. Vabbè, da qui mettiamo il cellulare. Questo. Così. Non ci entra nella spalla. Vabbè, dai, facciamo che se proprio siete, non lo so, disperati, che non sapete dove mettere le cose perché si è rotta la borsa, allora, bene o male, potete mettere le cose qui e portarla così, in questo modo. Però non è che sia proprio una borsa bellissima.
Votate giù nei commenti. Io posso dare un 4 solo perché potrebbe essere utile, ma come bellezza proprio 0. Au, hai finito. Ma chi si tatuerebbe 1, 2, 3 via? Stiamo scherzando? È orribile, orribile. Oh, spettacolare. Sembro una vera rockstar. Addirittura una rockstar con scritto 1, 2, 3 via. Cioè, perché? Cioè, proprio significa 1, 2, 3 via, ragazzi. Pronti partenze via, il significato è questo. No comment. Voglio mostrarlo a tutti. Ah, questo maglione lo copre però. Tutto quel dolore neanche si vede. Chissà che cosa combineremo adesso per far vedere il tatuaggio, che dopo tutto questo dolore neanche si vede. Puoi togliere il maglioncino dato che hai il top sotto. C'è un top sotto, lo fai vedere, quindi... Idea! Tagliamolo! Ta-da! Posso usare la manica per tenere su il tessuto. Poi ci metterò il braccio così. Ragazzi, novità di 1, 2, 3, go, niente forbici! Che cosa succede? No, mi mancano le mie forbici! Le forbici! Le forbici! Dovrei averne ancora, sì! Ho fatto cadere di tutto! Forbici! Ah! Ovunque! Everywhere! Ah! Visto? Adesso si vede tutto. Ok, una nuova novità di 1, 2, 3, go. Non ha tagliato. Va bene, proviamola. Intrecciamo tutto. Intanto, prima cosa, mettete un super pollicione in su perché ho la maglietta a maniche lunghe e sto soffrendo dal caldo. Quindi dobbiamo uscire questo braccio di qua. Poi questa qui. E andiamo con... Sì. E dove lo infila il braccio, raga? Non capisco. Ah, ok. Si deve rigirare pure questa parte di qua, così, in modo tale da entrare qui. Ho paura che non ne uscirò più. Ok. Gira, gira, gira. Boh. Così. Come vi sembra? Faccio vedere dietro. Davanti. Vabbè, dai, non è male male, tipo la sufficienza, 6. 6 per questo. Voi che voto gli date? Fatemelo sapere giù nei commenti. E andiamo avanti. Devo farla squalificare. Sto solo bevendo il caffè. Bad girl! Bella! Che succede? Sei diventata cattiva. Tu sei sempre buona. Che succede? Che goffa, scusami. Ma sei matta? Oh. Ma le risate, la doppia faccia, lei. Scusami, poi... perdonami. Poverina. Non posso più indossarlo. Oh. Tutto il mio look è rovinato. Ma non se faccio qualche modifica, certo. Le forbici! No, non lo so in realtà, ma ci spero un po'. Con questa bretella ridisegnerò il top. È tutto un altro modello adesso. Ok, quindi adesso intrecciamo tutto? Cioè, va bene una volta e va bene sempre? No. No, perché non usate le forbici? Io volevo le forbici, volevo tagliare, sminuzzare. Uffa. Il suo look è più bello del mio. Oh no. Non voglio più fare la modella. Ah, ecco, quindi sono lì per fare le modelle. Comunque, bella, se perderai sarà colpa tua. Perché hai creato questo look tu facendo dei danni. Buona fortuna. Sì, come no. Ehi, ma che starà succedendo lì? Starà vincendo! È ovvio, perché ha la maglietta fatta da 1, 2, 3, go. L'hanno assunta! Oh! Il casting è terminato.
E tu che cosa vuoi? Ma è sempre bella! È sempre lei! Ma sono due persone uguali ma diverse. Vabbè. Adesso proviamo questo life hack, vediamo come mi sta e se è fattibile. Eccoci qua con la canottiera. Andiamo a togliere la manica. Si prende da qui giù e si porta la manica dentro e poi si passa qui. È molto simile all'altro. Vediamo se copre. Il suo top è più corto, quindi c'è meno stoffa. Questo è il risultato mio. Magari lo userei per andare al mare come copricostume, ma da usare senza top sotto, così in nuda, penso proprio di no. Quindi per questo io gli do un 5. Però è carino, dai. Può essere utilizzato sinceramente, ma dipende dalla maglietta. Forse questa è un po' troppo trasparente, non potrei utilizzarla senza niente sotto o magari come copricostume. Voto 6. Ditemi voi nei commenti che cosa ne pensate, se lo approvate o no. PS, ho fatto la prova senza top e sinceramente sono proprio nuda, quindi no, confermo che non si può usare senza qualcosa di sotto o comunque un costume. Benissimo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, votate giù nei commenti quale tra questi life hacks vi è piaciuto di più. Fate la classifica 1, 2 o 3, ok? Io vi aspetto giù nei commenti e mi raccomando, pollicione in su. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, seguimi su Instagram e TikTok e ci vediamo al prossimo video. Bacione forte, bevi tantissimo e ciao.